Igor Piro, una vittoria direi fondamentale, a poche giornate dalla fine, scontro diretto, vincete in casa del quarto 2000, una vittoria nel complesso meritata perché avete creato tanto, però poi sofferta perché c'è stato qualche rischio visto che il 2-0 non arrivava. Sì, abbiamo rinunciato al gioco, nella seconda frazione di gioco abbiamo rinunciato al gioco, però era troppo importante il risultato vista la classifica e naturalmente viene meno il gioco, però per una volta abbiamo dato dimostrazione di carattere. Di tanti errori anche da parte vostra prima di arrivare al gol che poi ha sancito la vittoria. Sì, abbiamo sprecato tantissimo, ma è una nostra caratteristica. Non abbiamo nessuno che è uno stoccatore che appena arriva una palla realizza. Squadra giovane e di conseguenza facciamo fatica a far gol. Creiamo tanto, cerchiamo di fare il gioco. Quando lo facciamo riusciamo anche a dominare la partita, però ci manca lo stoccatore, sapevamo. Hai detto squadra giovane, il gol arriva da un 2002, però poi in campo c'è anche tuo figlio del 2006. Sì. Mio figlio, questo ragazzo del 2002 ormai ha 6 gol, ha preso una traversa, ha sprecato altri gol. Col tempo si farà giocatore, di sicuro ha bisogno di tempo e di esperienza. Mio figlio Tommy, ormai è la 16ª partita che fa, il nostro uomo, il nostro play, praticamente il nostro play, gioca con continuità, sta rendendo al meglio, speriamo continui. Sicuramente ci sono stati grandi margini di miglioramento, a quell'età tanti si migliora di minuto in minuto, lo stai mettendo in un ruolo fondamentale, è chiaro, uno può pensare è tuo figlio, ma invece se lo sta meritando il no, sì, sì. Poteva essere anche una cosa che andava contro di lui, perché essendo mio, e contro di me, perché sento mio figlio. Invece ha risposto alla chiamata in campo, dimostra di meritare. È arrivata anche la chiamata nazionale, che significa che anche gli altri vedono che lui gioca bene al calcio. Conseguenza, speriamo continui così. Che consigli dà il papà a casa per tenere qui in piedi per terra il figlio? Non ne parliamo, diversamente litighiamo, parliamo solo allenamento in campo. No, ma lui è uno umile, tranquillo, piedi per terra. Lavora, non manca mai gli allenamenti, si allena sempre a 1000, ha capito qual è lo spirito giusto e forse questo gli permette di giocare. Non perde neanche la gamba. No, come il padre, solo quella del padre, i piedi, il padre ce li aveva sparati. Senti, torniamo alla partita, una vittoria fondamentale perché sono le battute finali, questi 3 punti valgono quanto? 6, 9? Oro, questi punti sono fondamentali, anche perché il nostro programma, la società, sai che all'inizio dell'anno stava rischiando di non iscriversi, abbiamo messo su un'armata, praticamente un'armata Brancaleone, abbiamo preso tutto ciò che c'era e stiamo andando avanti, siamo cresciuti, dall'inizio siamo cresciuti tantissimo, non dimentichiamo che contro il Gornos che sta dietro di noi avevamo perso l'andata 6-1. I margini ci sono di miglioramento, i ragazzi stanno rispondendo in mezzo a 1000 difficoltà come tutti, Covid, infortuni, abbiamo perso Simone Farci che è il nostro organizzatore di gioco, il nostro uomo migliore d'esperienza, però andiamo avanti e cerchiamo di lottare per questa salvezza. Se ti dispiace però per gli avversari quando 2000 ha dato tutto fino alla fine. Sì, loro ci hanno provato, gli mancavano 2 uomini a parer mio fondamentali che sono Cozza e Caciuto. Cozza è il loro regista, cioè, non lo dico io, ha giocato in altre categorie, lo si vede, di un giocatore di tutto rispetto, magari oggi gli sono mancati quelli e a noi è capitata la palla del gol e abbiamo vinto questa sfida. Adesso c'è da completare l'opera, prima gara buona per agguantare questa salvezza, domenica prossima a Cortoghiana, un altro scontro diretto, ma in questo girone d'altronde sono tutti scontri diretti, perché il quinto posto mi sta che dista 5 punti, di conseguenza dopo quelle 3-4 che stanno avanti è molto equilibrato, puoi vincere e perdere con tutti e quindi devi giocarti partita per partita. Dico, se nella corsa al vertice i discorsi sono chiusi un po' anticipatamente, già senza giocare da Montepone è andata in eccellenza, sì. C'è stato grande equilibrio per tutte le altre posizioni. Sì, sì, nella parte bassa, ripeto, dalla quinta in classifica fino alla terz'ultima, diciamo, è molto equilibrato. Anche la ferma assenti in quest'ultimo periodo sta giocando bene, sta lottando per non retrocedere. Senti, chiudiamo spiegando cosa significa per il La Palma arrivare ad una salvezza. Vincere 3 campionati, perché forse abbiamo la rosa più giovane di tutte le squadre della promozione, partivamo da una situazione deficitaria nel quale non eravamo in grado neanche di iscriverci all'inizio, abbiamo trovato fondi, abbiamo messo su una società,
non eravamo sicuri neanche di avere il campo nel quale ci alleniamo, perché stavano iniziando i lavori da parte del comune. Tra mille difficoltà riusciamo a salvare una società e mantenere la promozione per noi e vincere tre campionati. Tra l'altro state giocando al campo della Ferrini, nella vostra gara interna. Sì, sì, per grazia ricevuta la Ferrini ci fa giocare là, meno male. Riusciamo a giocare in un sintetico, ma ripeto, mille difficoltà e forse c'è più gusto a salvarsi con mille difficoltà come vincere un campionato, perché di sicuro non eravamo attrezzati per vincerlo e forse neanche per salvarci, però il lavoro a volte paga, speriamo bene. Grazie Igor, complimenti. Grazie a te. Comunque. Ciao. Ciao, ciao.